Ragazzuoli, fatemi sapere nei commenti se questo genere di video può piacervi e soprattutto se volete un altro video in cui vi racconto i 10 giocatori più scarsi che ho commentato. Salve a tutti e bentornati sul mio canale, bentrovati in questo nuovo video un po' particolare. Ultimamente siamo tutti fermi, siamo in quarantena. A proposito, mi auguro che stiate tutti bene e che stiate tutti a casa, soprattutto, che è quello che dobbiamo fare con la massima serenità, perché non dipende da noi e quindi stiamo tranquilli. Ma in questo periodo in cui siamo tutti a casa, io provo un po' a farvi compagnia andando anche a ritrovare dei ricordi, dei reperti, perché non tutti sanno, ma mi auguro di sì, nel senso che se mi seguite dovreste saperlo, altrimenti trovate il video nelle schede. Ho lavorato qualche mese per Sport Italia, ho vinto il workshop, ho fatto lo stage, ho lavorato lì, ho fatto tante telecronache all'interno delle quali ho avuto la fortuna di commentare bellissime partite, intanto molto divertenti almeno per la maggior parte di esse. Ho avuto l'opportunità di scoprire tra virgolette alcuni talenti che non tutti conoscono. Poi, per carità, come vi dicevo nell'intro, ci sono anche cose brutte, giocatori un po' meno pronti all'ambito europeo, internazionale e non solo, però prevalentemente, insomma, ho ritenuto opportuno andare a sottolineare quelli che potevano essere i talenti, i giocatori più interessanti, più forti. E quindi partiamo, ve li ho messi in classifica, mettetevi comodi e poi ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se già li conoscevate. Al decimo posto c'è Didier Lacmelze. Allora, questo giocatore che non tutti conoscono, naturalmente, perché altrimenti non sarebbe presente in questo video, ma nella top fuori classe al mondo, gioca nell'Anversa o nell'Antwerp, come si dice proprio lì in Belgio. E quindi avete già capito che si tratta della Jupiler Pro League, campionato che io ho preferito in assoluto tra quelli che ho commentato a Sport Italia, proprio per il divertimento che offriva, per i grandi talenti. Infatti ce ne saranno tantissimi all'interno di questo video provenienti proprio dalla Jupiler. Ebbene, questo calciatore è al decimo posto, perché è evidente che rispetto agli altri non sia un talento proprio, almeno dal mio punto di vista, cristallino, destinato a diventare veramente tra i top 3 al mondo. Però è ancora molto giovane, perché si tratta di un calciatore di 23 anni, nato in Camerun e cresciuto calcisticamente a Lille. Insomma, se pensiamo al Camerun pensiamo a un certo Samuel Eto'o, per dire. È ovvio che poi tecnicamente ci sia differenza, però sono rimasto particolarmente colpito da questo calciatore in una partita in particolar modo che ho commentato, ovvero quella tra Anversa barra Antwerp e Club Brugge. E sfatiamo questo tabù, perché si dice così, non Club Brugge o in altri modi, Club Brugge è la pronuncia corretta proprio lì in Belgio. Che succede in questo match? Arriva la prima sconfitta stagionale del club, primo in classifica, stradominante in tutto, per mano proprio di questo famigerato numero 7. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo, poi lui prima spaventa, poi inventa nell'occasione dell'azione che porterà al calcio di rigore trasformato da Mbokani per l'1-1 e poi... vi lascio, insomma, anzi vi rilascio ascoltare e osservare quello che succederà in occasione del 2-1. Ripartire in contropiede dell'Anversa, lo fa con Akmelze come prima, sempre su Kossounou, sempre gli va via, entra in area fino in fondo, mette dentro e palla in porta, è 2-1 Anversa, forse con un autogol, ma il gol in pratica è di Akmelze. Al nono posto della nostra classifica troviamo invece un calciatore più esperto, più avanti con l'età, sicuramente rispetto a Ze, che ha 23 anni, mentre questo signore qui, di cui vi parlerò adesso, ne ha 31. Chi è? È Dominik Kaiser, e lo sapete, chi mi segue su Instagram in particolar modo ha avuto l'onore o l'onere, dipende, di informarsi sul debole che io nutro per questo calciatore. E qui onestamente devo ringraziare il mio amico Orazio Accomando di Sport Italia, che me l'ha fatto scoprire, me ne ha parlato prima che lo commentassi, perché poi Kaiser è presente nella mia prima telecronaca in assoluto a livello tra virgolette professionistico, e quindi a Sport Italia. Sono dei rischi e brondi. Io arrivo in settimana, comincio a preparare, a studiare questa telecronaca e mi faccio aiutare chiaramente da Orazio, che aveva già commentato il campionato danese. Mi parla di questo centrocampista esperto, di carisma, di personalità. Non era, o meglio, il capitano delle Brøndby. Dico non era perché è tornato in Germania, lui che è tedesco, aveva già giocato nell'Ipsia e nell'Hoffenheim. Attualmente a gennaio è passato dal Brøndby all'Hannover. E insomma mi fa capire che, pur non avendo la fascia al braccio che aveva Wilczek, altro giocatore che poi a gennaio ha lasciato effettivamente il Brøndby, era
quasi il vero e proprio capitano come personalità e carisma, come vi dicevo. Non solo, perché Kaiser è dotato anche di ottimi piedi e ci regala gol bellissimi su punizione, come quello che vi ho raccontato e che vi faccio rivedere. Va Kaiser! E la mette lì, dove Mainz non può arrivare, sempre Dominik Kaiser, e il Bromby rientra in partita a 5,5 del 90esimo. Allora, siamo già stati in Belgio, ci siamo spostati in Danimarca e adesso torniamo giustamente in Belgio perché, come vi dicevo, la Jupiler partorisce un talento dopo l'altro. Non solo la Jupiler, storicamente l'Anderlecht, il campioncino potenziale di cui vi parlo adesso, è anche l'unico minorenne presente in questo video. 17 anni per Jeremy Doku, che gioca appunto nell'Anderlecht, fa l'ala, può fare anche il trequartista. La cosa impressionante di questo giovane calciatore è non solo la velocità, ma la capacità di apparire a casa, apparire giocatore esperto quando in realtà non lo è. Si parla, ribadisco, di un 17enne che però in stagione con l'Anderlecht ha già giocato 21 partite, trovando 3 gol e 3 assist. Il vero e proprio spazio l'ho trovato quando è venuto a mancare Vercharen, che è un altro grandissimo talento di cui parleremo però più tardi. Ma l'ha saputo sfruttare. Per la settima posizione ci spostiamo oltre oceano e ce ne andiamo in Australia, in A-League. Vi parlo di Riley McGree, centrocampista australiano che gioca nella Adelaide United in questa stagione, ma che in realtà, pur avendo soltanto 21 anni, si è girato un po' tutto il paese intanto, perché ha giocato con il Melbourne City 2 stagioni fa, e nella passata stagione addirittura, tanto perché la Jupiler è ovunque, giocava proprio al Club Brugge. Però poi quest'anno torna in A-League, torna a casa sostanzialmente, e lo fa sorprendentemente per quello che è il suo ruolo, segnando a raffica. Ad oggi ha segnato 10 gol, doppia cifra, miglior realizzatore del club. E si parla, ricordo, di un centrocampista peraltro giovanissimo, 21 anni. Controllo di McGree che sfida in velocità Uglund. Vediamo se lo passa McGree, al centro c'è Upset, c'è anche Mileusnic, ma c'è soprattutto il sinistro di McGree che sentenzia il victory. Sesta posizione, torniamo in Europa, ma ci spostiamo per la prima volta in questo video in Scottish Premiership e quindi in Scozia, al Celtic, club storico. Per farla breve vi parlo di Jeremy Frimpong. È un terzino destro, classe 2000, quindi ha 19 anni, nasce in Olanda ma origini ghanesi. Cresce calcisticamente parlando nel Manchester City, quindi comunque scuola Guardiola, perché si parla proprio degli ultimi anni, e poi arriva proprio recentemente alla corte di Lennon, al Celtic. Cercare lo scatto e l'ottimo controllo in corsa da parte di Frimpong, che poi buca ancora per Edouard, la difende e poi la mette al centro per Frimpong! La palla è entrata! È 2-0! Che azione del Celtic! Lancio di punizione. Parte Kums sul secondo palo, si stacca David, la palla gli arriva, si coordina col mancino! Ah, Jonathan David. Qualcuno lo ricorderà per il gol in Europa League contro la Roma, ma gol a parte, per le due prestazioni tignose che ha fatto, all'interno delle quali ha dato molto fastidio alla difesa giallorossa. Qualcuno non lo ricorderà proprio e qualcuno molto più semplicemente non lo conosceva. Ve ne parlo subito. Si tratta di un giovane ventenne di origini canadesi che gioca al Ghent. Ghent che sta attraversando una stagione altalenante, nel senso che poi era partito malissimo per la mancanza, soprattutto a parer mio, di brillantezza da parte di quelli che dovevano essere i titolari. Quindi vi parlo di De Poitre, di Yaremchuk, che tra l'altro poi si è anche infortunato, e in particolar modo questo infortunio, come spesso poi accade nel calcio, ha favorito questo Jonathan David, che ha preso sempre più spazio all'interno del Ghent in questa stagione e addirittura ha fatto felicissimo il suo allenatore Torup, segnando ben 18 reti in Jupiler Pro League, che non sono poche, per quanto poi si parla sempre di un campionato di non primissimo livello, non famoso per le grandi difese, va benissimo, però comunque non ha nemmeno giocato tutte le partite. Su FIFA l'ha comprato il Napoli nella mia carriera. Fatemi sapere se nelle vostre carriere di FIFA l'ha comprato qualcuno, perché ci sono queste curiosità, eh. Il quarto posto secondo me è sempre il più difficile, inevitabilmente devi lasciare qualcuno fuori dal podio e quindi devi scegliere tra quei quattro. Io personalmente ho scelto Alexis Salemakers,
che attualmente non gioca perché i campionati sono fermi. Attualmente, scherzi a parte, è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dall'Anderlecht e io ho avuto il piacere di commentarlo proprio in Belgio, in Jupiler Pro League, tanto per cambiare. Ve ne ho già parlato, e il video ve lo lascio qui sopra nelle schede, proprio quando arrivò al Milan. Quindi non mi dilungherò particolarmente su di lui, perché magari qualcuno ha già visto quel video, qualcuno no, e quindi lo faccia in questo momento. Mi limito a ricordarvi che parliamo di un'ala, e quindi, caro Pioli, di un esterno offensivo, non un terzino, perché l'ha fatto giocare terzino, quindi adesso ci sono delle problematiche un po' particolari. Quando arriviamo sul podio mi caso anch'io, succede sempre così. Al terzo posto c'è in realtà quello che non ho voluto mettere al primo. Sapete che io vado pazzo per questo giocatore, però metterlo al primo sarebbe stato di parte. Federico Marigosu del Cagliari Primavera, e quindi ci spostiamo nel nostro paese in primavera e vi parlo di un talento semplicemente sublime. E ve lo dico per la mia visione di calcio, perché è un esterno che può giocare anche da seconda punta, da trequartista, ma in realtà è uno di quei giocatori ai quali non dare posizioni in campo. È un po' un Totti da questo punto di vista, no? Quindi il fantasista della squadra che segna poco, perché l'unico gol che ha realizzato in primavera è quello che ho commentato io, quel famoso destro a giro, ma poi in realtà fa segnare tanto. Poi bisogna sempre mantenere un certo distacco, una certa lucidità e non viaggiare troppo con la mente, perché poi si parla di giocatori giovanissimi che poi potrebbero anche perdersi, perché no, ne abbiamo sentiti tanti. Stiamo calmi, non ci fomentiamo, però godiamoci almeno per ora questo meraviglioso giocatore. La punta a toccare per Marigosu, che entra in area, destro a giro! Meraviglioso di Marigosu! Torna dalla 7, che si coordina ma non crossa, passa in mezzo a 2, grande giocata di Marigosu, che pensa anche al sinistro, poi lo mette dentro per Contini! Dunque, rimaniamo in primavera, anche per il secondo posto e quindi per la medaglia d'argento di questa mia particolare classifica. Il giocatore che vi andrò a presentare adesso l'ho commentato in realtà una volta sola, in un Atalanta-Sampdoria, appunto del campionato primavera, ma mi è bastata quella per capire che tipo di giocatore fosse, oltre ad averlo già adocchiato precedentemente anche in telecronache che non ho fatto. Alessandro Cortinovis nasce come trequartista. Può fare il centrocampista centrale, può giocare anche lui un po' come Marigosu, svariando, perché si tratta sempre di giocatori molto giovani. In questo caso però è un giocatore già un anno più grande rispetto a Federico Marigosu, e quindi di anni ne ha 19. Perché una posizione in più di Marigosu, se poi adoro follemente il cagliaritano? Perché fisicamente Cortinovis può fare anche di più. Può essere un Pogba. E un'altra cosa che credo di aver notato è che gioca semplice. E questa è una cosa meravigliosa, difficile, molto più difficile di quello che possa sembrare dall'esterno. Giocare semplice e far sembrare semplici quelle che sono poi giocate comunque complesse. Quindi credo che la medaglia d'argento almeno la meriti Cortinovis. Né lui né Marigosu sono al primo posto, tornando al discorso che ho fatto per Federico, perché semplicemente si parla di primavera, quindi di calciatori molto molto giovani per i quali bisogna ancora fare molta attenzione, quindi non sappiamo tra qualche anno effettivamente come staranno. Si apre a sinistra e viene però ignorato questa volta, poi servito con un po' di ritardo il 22 che va al cross, steso sul secondo palo! Dove arriva? Tanto per cambiare, Verschkaren! Ebbene sì, al primo posto c'è Yari Verschkaren, giocatore dell'Anderlecht, un altro giocatore dell'Anderlecht, ma quello che ho adorato di più, quello che mi ha regalato più calcio in assoluto nelle telecronache che ho fatto, e poi analizzandomi anche un po' la sua bio, insomma, quello che dimostra di meritarsi questa posizione. Ha 18 anni, eppure è già nel giro della nazionale maggiore del Belgio. È facile individuare un potenziale limite di questo ragazzo, vale a dire i gol. Però mi piace sempre ricordare che non si parla di un centravanti, di un attaccante, una prima punta, si parla di un'ala all'occorrenza trequartista, e quindi va bene così. Io credo, vi ripeto, che tra qualche anno potremo sentir parlare di questo ragazzo e magari chissà anche di qualcun altro di quelli che vi ho presentato in questa classifica. Detto questo, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine di questo video, che mi auguro abbiate apprezzato. Spero che possa esservi stato, perché no, magari anche utile, che abbiate colto qualche curiosità che volevate comunque sapere.
visti i miei mesi a Sport Italia, e piano piano facciamo un po' di chiarezza. Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, ce lo mino qui in basso, di iscrivervi al canale se non lo siete ancora. Io vi mando un bacione enorme, mi raccomando, state a casa, never give up e bella, ragazzi!